L'ultimo sipario si è serrato ormai un anno fa a causa del ciclone Covid. Idealmente la polvere si è posata sul palcoscenico. Le porte d'ingresso chiuse, le finestre aperte per far circolare quell'aria fonte di vita, ma anche di preoccupazione in tempi di pandemia, tanto da non poter condividerla a lungo in spazi chiusi e luoghi affollati, come appunto per natura e per destinazione naturale sono i teatri. Tra questi anche il centro d'arte per eccellenza del centro di Thiene, il Teatro Comunale, che dopo tanti mesi ora viene illuminato come simbolo di luce futura. Anche in Alto Vicentino, insomma, si è raccolto l'appello, congiungendo in un punto unico simbolico attori, pubblico affezionato e tutto il personale che gravita intorno agli spettacoli, oltre agli amministratori pubblici, con in capo Maria Gabriella Strinati, vice sindaco di Thiene, referente per la stagione teatrale. Ultimo spettacolo andato in scena giovedì 20 febbraio 2020 è stato Morte di un commesso viaggiatore. In replica, terza con Alessandro Haber e Alvia Reale, prima della brusca frenata imposta da decreti e ordinanza che hanno incalzato nei giorni successivi a quella data. Ad un anno dalla chiusura dei teatri, anche il Comunale di Thiene ha accolto l'invito su scala nazionale di UNITA, Unione Nazionale Interpreti Teatro Audiovisivo, a illuminare e tenere aperti i teatri la sera del 22 febbraio dalle 19:30 alle 21:30. L'iniziativa è stata diffusa tramite social, anche istituzionali. Lunedì scorso le porte del Teatro di Thiene si sono aperte per tutti coloro che volevano entrare e lasciare in qualche caso anche un pensiero di incoraggiamento, di speranza e solidarietà, rivolta non solo agli attori, ma anche a tutte le maestranze che lavorano e operano in questo mondo. Molti messaggi che sono stati lasciati lunedì in teatro e altri arrivati in municipio nei giorni successivi. Qui, dove si interrompono drammaticamente le firme degli attori che per 40 anni ininterrottamente hanno riempito questo nostro bellissimo duomo laico, sono venuti in pellegrinaggio. La speranza è l'ultima dea, si legge in uno dei pensieri scritti nel libro delle firme degli attori. E proprio di un pellegrinaggio laico si è trattato per i tanti che non hanno voluto mancare all'appello. È stato un invito che ben intercettato il desiderio profondo del pubblico di tornare a riappropriarsi di questo spazio civile di cultura e relazioni, da qualcuno definito la casa delle emozioni.